Nella mattinata di martedì 19 novembre è stata sgomberata la cavallerizza reale dagli ultimi occupanti. Nei giorni scorsi, in seguito al recente incendio, era stato siglato un accordo tra prefettura e comune sulle modalità per liberare la struttura. L'obiettivo è di mettere in sicurezza l'edificio, patrimonio dell'UNESCO, in vista di una complessiva riqualificazione dell'area. Soddisfatto il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, il quale ha sottolineato che ora si potrà avviare un percorso virtuoso che renderà agibili i locali che potranno ospitare eventi culturali e artistici. Abbiamo ripristinato una situazione di legalità, ha aggiunto. Non saranno tollerate eventuali forme di occupazione. Chiunque verrà sorpreso all'interno dell'area dovrà rispondere delle proprie azioni.